Super Mario è senza ombra di dubbio una delle icone più famose del mondo dei videogiochi. Sappiamo tutti che il papà di questo buffo quanto memorabile personaggio è Shigeru Miyamoto, ma nel corso degli anni sono state innumerevoli le figure che hanno aiutato a rendere Super Mario un qualcosa che va ben oltre il solo mondo dei videogiochi, e credo che la sua voce, caricaturale ma mai parodistica, sia stata uno dei fattori fondamentali nella creazione di un'estetica che riesce a reggersi in piedi nonostante la totale sconnessione di ogni suo singolo elemento e che riesce anche a essere incredibile. Incredibilmente versatile e riadattabile nei contesti più disparati. E dietro questa voce, fatta di improbabili urletti, esclamazioni in pseudo italiano e versi ormai impressi nella memoria di tutti noi, c'è Charles Martinet, che ha prestato il suo talento sin dai primi anni 90, diventando un tutt'uno con l'idraulico italiano e tutto il mondo che lo circonda. Nintendo ha però recentemente annunciato l'abbandono del ruolo da parte dell'attore, ormai pronto per la pensione, almeno per quanto riguarda il doppiaggio. Martinet infatti non parteciperà più al doppiaggio dei futuri titoli Nintendo, sebbene continuerà a ricoprire il ruolo di Mario Ambassador, cioè presumibilmente continuerà a pubblicizzare i prodotti di Mario & Co. in fiere dal vivo e in eventi pubblicitari. La notizia ha colto un po' tutti di sorpresa, anche se le prime avvisaglie erano già nell'aria, e a questo punto direi che è l'occasione perfetta per ripercorrere tutta la carriera di Martinet in Nintendo per capire anche quali sono stati i suoi contributi più importanti per i videogiochi della grande N. Quindi poracci, questo sarà un video ricchissimo e se documentari del genere vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Io ho detto tutto, iniziamo! Ricercando informazioni su Martinet e la sua carriera, ho trovato tantissime interviste all'attore e ho realizzato innanzitutto una cosa molto importante. Quella di Martinet è una figura amata da tutti, molto disponibile e sempre entusiasta di relazionarsi con i fan. E soprattutto ha da sempre parlato con la massima trasparenza del suo passato e di come ha iniziato a lavorare con Nintendo. E in un'industria dove molto spesso le leggende metropolitane e le voci di corridoio si sostituiscono alla realtà, rendendo veramente difficile scoprire le genesi di prodotti, concept di gameplay e via dicendo, fa veramente piacere avere facile accesso a un pezzo di storia fondamentale per tutta l'industria. Nato nel 1955 a San José in California, Martinet inizia la sua carriera come attore. In rete è possibile trovare numerosi dei suoi lavori che predatano il doppiaggio dei videogiochi e si tratta dei ruoli più disparati, pubblicità, infomercial, apparizioni minori in serie televisive e via dicendo. Come più volte dichiarato dallo stesso Martinet, lui non aveva alcun tipo di familiarità con il mondo dei videogiochi, né tantomeno con Nintendo e Mario, e fu un vero e proprio caso il fatto che si presentò a un'audizione per interpretare la voce di un idraulico italo-americano durante una fiera dell'elettronica. Siamo infatti nella prima metà degli anni 90 e siamo lontani dal mondo dei videogiochi. Sotto consiglio di un amico, Martinet si presentò a questo provino, senza aver ben chiaro quello che stava facendo, e arrivò anche in netto ritardo quando ormai le selezioni erano praticamente finite. Nonostante la riluttanza iniziale, gli esaminatori diedero una chance a Martinet, chiedendogli di improvvisare. Charles doveva parlare a ruota libera, inventando un accento italo-americano. L'attore scelse deliberatamente un tono scanzonato per allontanarsi dallo stereotipo dell'italiano burbero e scontroso, pensando anche al fatto che si sarebbe dovuto interfacciare con un pubblico molto giovane. Anni di recitazione e uno spirito evidentemente propenso all'improvvisazione e allo scherzo gli permisero di impressionare così tanto i suoi interlocutori che fu scelto per il ruolo senza neanche prendere in considerazione tutti quelli che avevano partecipato in precedenza. E questa è una ricostruzione di quello che Martinet recitò di getto per una mezz'ora, senza pensarci su troppo. Così, quasi per scherzo, era nata la personalità di Mario. Per poi ci guardi la pizza, then you're gonna chase me, then we're gonna make a spaghetti meatballs. If I make you spaghetti meatballs, I catch you with the spaghetti meatballs, then you're gonna eat the meatballs. Oh, mamma mia! Ma dicevamo che il mondo dei videogiochi era ancora lontano e Martinet fu scelto per interpretare Mario, e in seguito anche Donkey Kong, in delle fiere dell'elettronica tramite il sistema MIRT, l'acronimo di Mario in Real Time. Nintendo of America aveva sviluppato questo sistema di simil motion capture per animare in tempo reale un faccione di Mario che avrebbe potuto e dovuto interagire in tempo reale con i partecipanti alla fiera. Immaginatevi una sorta di prototipo del menu di Super Mario 64. Ovviamente dietro lo schermo e sotto un'imbracatura, che non sembra proprio comodissima, c'era Martinet pronto a dare vita e voce a Super Mario. Questo esperimento del MIRT durò qualche anno, ed essendo un progetto itinerante, Martinet entrò in contatto con diverse figure del settore,
tra cui anche Shigeru Miyamoto, che rimase piacevolmente colpito dal personaggio di Martinet e decise che l'attore sarebbe diventato anche la voce di Super Mario in Super Mario 64, l'esordio in tre dimensioni del platform che avrebbe rivoluzionato per sempre il mondo dei videogiochi. Attenzione però, perché Nintendo ci ha mentito. Se nel comunicato ufficiale viene scritto che Martinet ha interpretato Mario a partire da Super Mario 64, ci sono almeno due precedenti videoludici. Il vero debutto è avvenuto nel 1994 nella versione su CD di Mario Teaches Typing, dove Martinet riportava l'esperienza del Mirt su questo grottesco faccione di Mario, e in più non ci sono i credits ufficiali, ma oggi sappiamo che, sempre lo stesso anno, Martinet doppiò anche il flipper di Super Mario, e non mi riferisco a Super Mario Ball, ma proprio al cabinato arcade degli anni 90. Ma il contributo più importante, quello conosciuto da tutti, che ha gettato le basi per le future interpretazioni di Martinet, è stato il lavoro su Super Mario 64. Martinet racconta di una sessione di registrazione pervasa da un'atmosfera magica, dove ci si addentrava in un territorio inesplorato e dove tutti quanti, da Martinet alla sua prima esperienza, fino a tutti i veterani del settore, affrontarono il lavoro sperimentando il più possibile e usando il copione di Nintendo solo come una semplice base di partenza. L'entusiasmo di Martinet e la sua propensione all'improvvisazione lo portarono a ricoprire un ruolo attivo in quello che poi è risultato essere il prodotto finale. Tante delle idee nacquero sperimentando e domandandosi come avrebbe reagito il giocatore, facendo tesoro dell'esperienza raccolta negli anni precedenti con il Mirt. Ad esempio, fu di Martinet l'idea di far sognare a Mario i piatti di pasta nel caso il giocatore avesse poggiato il controller. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Un'animazione di Idol che poi è diventata un po' uno standard dei Mario in 3D, fino ai giorni nostri, visto che anche in Odyssey è presente una cosa del genere. Va citata per forza di cose poi anche la controversia del So Long Bowser, un dubbio in realtà ufficialmente risolto proprio dallo stesso Martinet qualche anno fa dopo decenni di speculazione, ma che ha anche portato a una conclusione che non ha soddisfatto i fan più accaniti, ma questo forse è un tema da trattare su un altro video. Mario Kart. Super Mario 64 fu solo l'inizio e da Mario Kart 64 Martinet ricoprì diversi ruoli, creando una linea di continuità tra i vari personaggi del Regno dei Funghi, donando però a tutti una personalità ben definita. E nonostante Nintendo abbia un po' la fama di riciclare fino allo sfinimento i suoi asset sonori, le generazioni del Nintendo 64 e del GameCube furono di grande sperimentazione anche sulle console portatili. Nintendo! Prendete ad esempio la performance di Martinet su Superstar Saga, dove l'attore centra in pieno il mood scanzonato e coloratissimo dell'avventura dei due fratelli, dando la voce a una delle sue prestazioni più esuberanti. O anche immaginatevi un Luigi's Mansion senza voce di Martinet, il gioco che per la prima volta ha donato un carattere all'Eterno Secondo, rendendolo finalmente un protagonista di spessore. Senza l'apporto di Martinet non avrebbe funzionato allo stesso modo. Già solo l'aver dedicato un tasto alla voce di Luigi, che con timore chiama il fratello Mario, è la testimonianza dell'importanza del doppiaggio all'interno del gameplay. Mario! Mario! I suoni emessi da Mario divennero così iconici in così breve tempo che anche quando ci fu il passaggio al GameCube e al completo doppiaggio di Sunshine, con tanto di cutscene animate, si scelse comunque di rendere il protagonista comunicante solo tramite i suoi classici versi. E se Martinet continuò sempre a sperimentare e a metterci del suo in ognuna delle oltre 100 prove attoriali confermate su IMDb, gli fu imposto un solo limite da Miyamoto. Dopo il successo di Super Mario 64, Martinet rimase estremamente incuriosito da come stava venendo fuori Ocarina of Time e chiese al game designer di essere la voce di Link. Il no di Miyamoto fu secco, imponendo una regola valida tuttora: Link non avrebbe mai parlato. L'addio al doppiaggio di Martinet arriva come un fulmine a ciel sereno, anche perché più volte l'attore ha dichiarato che avrebbe voluto continuare a doppiare l'idraulico fino alla fine, non riuscendo a immaginarsi lontano dal ruolo. Mentre aspettiamo il video dove Miyamoto e Martinet discuteranno di questa decisione, va intanto ricordata l'ultima performance di Martinet, avvenuta proprio quest'anno nel film di Super Mario Bros.
Quando è stato annunciato che Martinet sarebbe stato sostituito da Chris Pratt nella pellicola coprodotta con Illumination, molti hanno accolto la notizia come un vero e proprio tradimento. C'è chi sostiene che lo stile di Martinet non sarebbe stato digeribile per un film intero, oppure chi ci vede una semplice scelta di marketing. Un nome di una star come quello di Chris Pratt attira di sicuro di più il grande pubblico rispetto a Martinet. Impossibile capire quale sia stato il ragionamento dietro a questa scelta, però Martinet è stato comunque a modo suo protagonista, doppiando ben due personaggi diversi, tra cui anche il padre di Mario. La particolarità è che il doppiatore ha scelto di non essere tradotto in molte delle lingue in cui è stato doppiato il film, e quindi se andate ad ascoltare con attenzione vi renderete conto che anche in italiano la voce del papà di Mario è proprio quella di Martinet, un ruolo che gli calza a pennello e che, a fronte del suo pensionamento, assume anche un certo valore simbolico, un po' un cerchio che si chiude. Sappiamo che già da Super Mario Bros. Wonder il ruolo di Martinet sarà ricoperto da qualcun altro, e gli ascoltatori più attenti si erano già resi conto che c'era qualcosa di strano nel trailer di presentazione del nuovo platform in 2D. Si tratta sicuramente di un passaggio di testimone epocale, ma per certi versi noi italiani partiamo un po' avvantaggiati, visto che alcuni personaggi, come ad esempio Wario, vengono ridoppiati dai vari team di localizzazione già da qualche anno. È difficile comunque scrollarsi di dosso quella sensazione che sia finita un'era, e si fa un'enorme fatica a immaginarsi un Super Mario senza Charles Martinet. Tutti noi abbiamo ormai associato i personaggi di Nintendo alla voce dell'attore, e anche chi ha giocato distrattamente titoli da grande N o magari non li gioca da parecchio tempo non può non avere impresse nella mente le espressioni più assurde di Martinet, che in un modo o nell'altro sono diventate uno dei marchi di fabbrica dei titoli di Mario. Spero che vi abbia fatto piacere ripercorrere la carriera di Martinet in questa breve ricostruzione storica, e vi aspetto nei commenti per sapere quali sono secondo voi le performance più iconiche del buon Charles, quelle voci e quei suoni che di sicuro vi rimarranno impresse per sempre nella memoria. Io Poracci vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a parlare insieme di Martinet, Super Mario e di doppiaggio. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo voci tranquille, ma soprattutto doppiate duro. Io sono il Poro Charles, Michele Martinet, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! You got something to drink?